Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono molto 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 eccitata perché devo mostrarvi una cosa che ho ricevuto, di cui sono molto molto fiera e quindi non vedevo l'ora di farlo sto video perché insomma sono stracontenta di aver ricevuto questo pacco. Bando alle ciance, sto parlando di We Make Up. Ho ricevuto un pacco, all'interno, insomma, ci sono delle meraviglie. Io sono strafelice di aver ricevuto questo pacco. Non so se conoscete questa azienda, la We Make Up, è un'azienda italiana. Io ho già collaborato in passato con loro, ho già avuto modo di provare dei loro prodotti, tra cui le tinte. Infatti all'interno ci sono delle tinte. E tra l'altro, la tinta che ho già provato in passato, è una delle mie tinte preferite in assoluto, anzi sì, è la mia tinta preferita in assoluto perché è fantastica, quindi penso che lo stesso valga per loro perché sono meravigliose. Ho avuto modo, fino ad ora l'ho ricevuto 2 giorni fa il pacco e ho avuto modo di provare una sola tinta perché ero troppo curiosa, non riuscivo a non, insomma, a farle rimanere lì senza provarle e non vedevo l'ora davvero di testarla, almeno una, e si è confermata top davvero. Quindi, insomma, questa qui è un'azienda italiana, è nata da poco, però io, insomma, mi piace molto la politica, la filosofia di questa azienda, io la stimo molto come azienda, perché è un'azienda, sì, italiana, quindi vive il Made in Italy, ma mi piace molto, il fatto che abbiano la cura nei dettagli, che siano di alta qualità, accessibili a tutti, non hanno prezzi esorbitanti nella media, non sono prodotti low cost, ma neanche chissà quanto dispendiosi nella media. Le tinte in particolare costano, le tinte matte costano 15 euro, quelle metalliche costano 18 euro, quindi siamo comunque nella fascia più o meno media, quindi secondo me accessibili a tutti, almeno a mio parere a tutti, comunque abbastanza accessibili. Il packaging tra l'altro è bellissimo, mi è arrivato nel giro di 2 giorni, questo è il pacchettino stupendo, loro mi hanno dato la possibilità di scegliere un campionario di 10 tinte tra le 35 tinte. E io ho scelto appunto quelle che più mi piacevano, che più mi incuriosivano. Guardate il packaging, tra l'altro, nella parte del retro c'è scritta la storia dell'azienda, come è nata. Non so se riuscite a leggere, magari fate uno screen e insomma leggete. Qui dice appunto che la loro storia è iniziata 50 anni fa in un piccolo laboratorio di cosmetica dove appunto loro lavoravano per le grosse aziende cosmetiche che noi conosciamo. E quindi hanno intrapreso alla fine questa strada e hanno insomma, appunto creato il loro marchio, la loro azienda. E io la trovo davvero una bella azienda, davvero mi piace un sacco. Ripeto, gli stessi packaging sono fantastici. Guardate il pacchettino quanto è bello. All'interno ho trovato queste, insomma, queste cartoline, adesivi bellissimi. Poggio qui, curatissimo tra l'altro il packaging con la velina che ho strappato con la mia solita delicatezza. All'interno ci sono le loro tinte, anche gli stessi packaging, i cartoni tipo sono curatissimi perché hanno ogni tinta ha una frase particolare, come una frase in inglese che all'interno di ogni frase c'è la parola Iver, e il nome delle tinte è appunto Iver. Le tinte sono appunto sono le lipstick, i liquid lipstick Iver. E appunto all'interno ogni lipstick ha una frase particolare, diversa tra le altre, quindi curatissimo anche in questo. Il packaging stesso è bellissimo, curatissimo, insomma, meravigliose. Allora, io ripeto, ne ho scelte 10, spero di non essere stata troppo monotona. Ho cercato di variare, ho preso un po' di nude, anche se le due nude che ho preso sono molto simili tra loro, infatti me ne sono resa conto, potevo scegliere un altro nude diverso, però sono davvero molto molto simili tra loro, però ragazzi, che dire, non me l'aspettavo, cioè, insomma dal video sembravano diverse tra di loro, anche se mi aspettavo fossero molto simili, in realtà sono quasi uguali, però vedremo, vedremo, io le ho sbocciate solamente, le ho viste solamente così di sfuggita, vedremo se è così. E, ho preso anche dei rossi, dei fucsia e ho preso anche, come novità, perché volevo provare, ero troppo curiosa, delle tinte metalliche, che io non possiedo nessun tipo di tinta metallica. Mi incuriosivano tanto, erano appunto novità e quindi ho voluto provarle. Spero insomma che vi piacciono, spero soprattutto di utilizzarle perché non è proprio il mio genere, però vedremo. Sì, partiamo col mostrarvele.
Allora, innanzitutto voglio farvi il paragone tra il vecchio packaging e il nuovo. Io ho scelto come prima tinta la numero 05, che è la Gordon Brownstone. E il packaging è cambiato, è un po' rivoluzionato. Questo qui è il vecchio packaging, questo qui è il nuovo, come vedete. Allora, cosa è cambiato? Innanzitutto la grandezza del packaging, ma anche il fatto che qui avesse appunto il logo, che però si stava un po' consumando a furia di prenderla, di metterla all'interno di altri insieme ad altri prodotti, quindi si stava un po' rovinando. Quindi era un po' una pecca, secondo me, del packaging. Il nuovo, invece, soprattutto delle opache, è completamente opaco, con la scritta Iver e nella parte retrostante il numero della tinta, quindi il numero 05. Lo scovolino è uguale al anche all'altro, l'odore è identico all'altro, che non so descrivere benissimo, mi sembra tipo vanigliato, molto molto buono, piacevole. Lo scovolino è abbastanza grande, appoggio qui, lo scovolino è abbastanza grande, lungo direi, abbastanza comodo anche da applicare. La consistenza della tinta è molto liquida, molto simile alle tinte liquide di ColourPop, quindi molto 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 liquide, e a differenza tipo delle Zaten, che sono un po' più come dire, gelatino, neanche gelatinoso, un po' più consiste, meno liquide, ecco. Queste qui sono molto liquide, però sono fantastiche perché non si sentono sulle labbra, sono confortevoli, non seccano, non vi sentite tirare le labbra, assolutamente. Durano tantissimo. Io l'ho provata, una delle nuove, appunto, ho cenato, ho mangiato sushi, ho bevuto, ho fumato, ho fatto tutto ed è intatta, leggermente sbavata ai lati, ma come giusto che sia, ma la parte fastidiosissima della linea qui non c'era. Cioè, fantastica sta cosa. Comunque inizio col mostrarvele, comunque insomma, così non perdiamo tempo. Questa qui è appunto la 05, detto sì, e vediamo un po' com'è. Eccola qui, questa qui è la 05, wow, un colore molto 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 bello, abbastanza fedele al packaging, è un nude sul marroncino. Questa mi ispirava particolarmente perché mi dà molto di anni 80, anni 90, molto anche Kylie Jenner. Io adoro, adoro le tinte, i colori nude sul marroncino, sul marrone. Sì, questo colore qui in particolare mi piace tantissimo. Penso anche che vada bene d'estate, non solo d'autunno e d'inverno, anzi, mi piace tantissimo ed è bellissima. Sono no transfer, si asciugano immediatamente. Scusate se non le metto benissimo, ma lo specchio è leggermente lontano. E poi, sicuramente, volendo fare di fretta, le metterò non benissimo, però insomma, ci provo, perdonatemi. Vediamo un po'. Sì, sono no transfer, infatti si sta asciugando. Penso che nel giro di pochi secondi, un minuto circa, si asciughi immediatamente. E sono straconfortevoli, cioè davvero, io non le sento sulle labbra, non si sente l'effetto appiccicaticcio delle labbra che si attaccano, come vedete, assolutamente. Per niente, cosa che molte tinte fanno, quell'effetto di labbra attaccate, invece queste qui zero, non le sentite davvero perché hanno una consistenza molto sottile, quindi non è fastidiosa sulle labbra. Basta una sola applicazione, non vi consiglio di fare più strati perché altrimenti sarebbero abbastanza fastidiose. E molto 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 bella. Vediamo se sono non transfer. Ha lasciato leggermente un piccolissimo segnetto qui perché forse deve asciugarsi ancora qui, ma davvero. Proviamo anche qui, infatti niente, zero, c'è qualche swatch un po' qua e là. Comunque sì, bellissima davvero, molto molto bello il suo colore. Proviamo l'altro, tolgo e proviamo l'altro colore. E non ho registrato la parte in cui, non so perché, applico la 07, non lo so, non so perché. Comunque, questa qui è la 07, come vedete a differenza della 05, la 05 era un po' più marroncino, un po' più scuro, con un sottotono più scuro. Questa qui la vedo con un sottotono un po' più rosato, ma nello stesso tempo anche aranciato leggermente. Bellissimo il suo colore, molto 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 bello, davvero. Io non le sento sulle labbra, sono fantastiche. Volevo paragonarle, questa qui la 07 e questa qui la 05. Come vedete, la 07 secondo me ha un sottotono leggero, leggermente più rosato, infatti la 05 sembra pure più scura, essendo anche, diciamo, la tonalità precedente dovrebbe essere un po' più chiara, però sì, è un sottotono un po' diverso, avete visto, quindi
In realtà non sono poi così simili, sono simili ma non uguali. È molto molto bella, l'ho messa malissimo, storta tra l'altro. Vabbè, comunque, perdonate se non la metto alla perfezione, ripeto. Molto molto bella. Devo dire che nello struccaggio vi consiglio di utilizzare, oltre l'acqua micellare, io mi strucco di solito con l'acqua micellare, ma anche utilizzando qualcosa di un po' più olioso. Infatti uso l'acqua micellare insieme ad un olio per farla venire, insomma, meglio, diciamo. Tolgo questa e andiamo avanti con l'altra. Vediamo adesso la numero 08. La 08 si chiama Azuma Dark Rust ed è sem fa sempre parte della famiglia dei nude, però è un bel po' più scura, la vedo diversissima rispetto alle altre. Voglio paragonarvele tutte e tre per farvi capire che in realtà sono diverse. Allora, questa è la numero 08 che vi mostrerò adesso, e queste qui sono la 5 e la 7. Come vedete è molto più scura, ha una punta di rosso, di bordeaux all'interno, quindi diversa. Vediamo subito com'è sulle labbra. Sto mettendo malissimo. Bene, questa qui è la numero 08, wow, molto molto bella. Allora, questa qui diversa, per me non è un nude, siamo già usciti dalla gamma dei nude, ed è un marroncino, secondo me, terra bruciata. Che cosa ho detto? Descrizione fantastica, professionale, terra bruciata, sì, è un marrone. C'è un nude molto molto sul marrone, bellissimo, un po' caldo come colore, ma bellissimo. Guardate come rende i denti bianchi, wow, fantastica, un colore stupendo. Secondo me, vista così potrebbe sembrare molto autunnale, molto invernale, però secondo me anche d'estate è bella. Andiamo avanti con la numero 22 che si chiama Fico Fucsia. Tra l'altro ho notato che nel packaging, in realtà qui c'è scritto il numero con il nome stesso della tinta, all'interno invece della tinta c'è solamente scritto il nome, ma il numero, ma il nome no. C'è scritto solo numero 22. Ah, non vi ho detto che contiene 5,5 ml di prodotto. Guardate questo colore. Allora, questo colore non è un colore che utilizzo tantissimo, io fucsia li utilizzo, ma questo sembra davvero molto molto acceso, solo d'estate potete utilizzarlo in determinate occasioni, non è un colore che io prediligo maggiormente. Questo mi sembra un super fucsia, wow, vediamo un po', quasi fluo. Eccomi, questo qui è un super fucsia e dalla telecamera sembra fluo, infatti è molto 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 accesa. Voglio farvi vedere, mi sto un po' sporcando leggermente, voglio farvi vedere, diciamo, dalla confezione le labbra, rimane molto 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 fedele, tantissimo. E wow, questa qui la vedo molto molto estiva, molto d'inverno non la utilizzerei mai, sinceramente, perché io, insomma, d'inverno essendo molto più pallida, molto più chiara, adesso sono leggermente abbronzata, ma di poco, non so se si vede. La vedo molto bene, sì, con l'abbronzatura d'estate, è un colore che non, ripeto, non prediligo tantissimo, però è bellissimo, wow, stupendo, molto 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 bello. Ci piace. È il momento del numero 27. Che si chiama Malabar Ox Blood. Questo è un rosso molto particolare. Questa qui è quella che ho indossato, che ho già provato, è l'unica che ho già provato. È un rosso molto particolare perché sì, effettivamente è un rosso sangue, cioè non è il rosso classico. Io la vedo così, un rosso sangue, bellissima. Un rosso diverso, secondo me, più particolare. Infatti l'ho scelta per questo, perché di solito i rossi sono sempre più o meno gli stessi, invece questa qui la vedevo molto più particolare. Eccolo qua, l'immancabile rosso. Non potevo non scegliere tra le tinte che ho scelto un rosso, perché il rosso ci sta sempre, il rosso è sempre utile, serve sempre, non è mai, non sono mai abbastanza i rossi, secondo me. Ed è molto 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 bella. Guardate quanto è bella, è un rosso stupendo. Forse la telecamera sembra più accesa di quello che è, si è già asciutta. Wow, ci posso credere? Non ancora del tutto, però la sento quasi asciutta. È bellissimo, è un colore pienissimo, rosso,
importante, un rosso bellissimo, molto 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 chic, mi piace tanto, mi piace tantissimo. Io poi rossi, questo tipo di rosso mi piace tanto, sembra leggermente più, cioè vista dalla, così notate, dalla confezione, le labbra, sembra questa qui, cioè vista così sembra molto più scura, sembra più, sì. Se notate, almeno io così dalla telecamera vedo, anche dallo specchio che ho. Sì, è vero, sembra un po' più. Lei sembra un po' sulle labbra sembra più accesa, sì, meno scura rispetto alla confezione. Però è bellissima. Un rosso classico, lo definirei io questo qui. Da avere. Vediamo adesso la 20, abbiamo visto la 27, adesso la 28, che si chiama Amiata Aubergine. Vediamo un po', eccola qui. Vediamo un po'. Ah, me l'ho messa malissimo. Allo specchio è troppo lontano. Vabbè, comunque è un colore molto molto scuro. Sembrava simile a Diva, ma non lo è, perché Diva ha una punta un po' più di bordeaux. Questa qui è un viola scuro. Guardate i denti, fluo sembrano. Ho notato di questa tinta che è un po' più difficile da applicare rispetto alle altre, perché lascia un po' dei vuoti, nel senso le altre sono, con una passata ti riempiono benissimo le labbra. Questa qui ho dovuto applicarla più di una volta sullo stesso strato, perché mi lasciava un po' di spazi vuoti. Quindi questa qui ho trovato un po' più difficoltà ad applicarla, la numero 28, forse perché essendo i colori più scuri di solito hanno un'applicazione più difficile, più complicata, bisogna essere un po' più attenti nell'applicazione. L'ho applicata male perché ho, ripeto, non precisissima perché sono lontana, non vedo niente, però insomma è colore bellissimo. D'estate forse meno lo utilizzerò sicuramente, conoscendomi, però è davvero bella. Wow. Vediamo adesso quella di cui parlavo prima, la numero 30, che si chiama Wolf Chocolate. Vediamo, vediamo. Ho la mano un po' sporca. Le frasi sono fantastiche. Allora, vediamo un po', eccolo. È un cioccolato, è un marrone freddo. Non ho assolutamente nessuna tinta, nessun rosetto marrone, cioccolatosa, vediamo un po'. Eccolo qui. Wow, sembra quasi nera così, ha un colore molto molto scuro, ma è bellissimo. Anche questa qui devo dire che, come con la 28, che ho dovuto fare più passate, anche con questa, secondo me, meno rispetto alla 28, la 30, questa qui è stato un po' più semplice, ha lasciato meno vuoti, meno difficile, però le tinte scure fate attenzione ad applicarle, perché obiettivamente sono un po' più complicate da applicare. Infatti io, ripeto, lo specchio lontano, devo avvicinarmi per vedere meglio. Però è molto molto bella, molto particolare. Se vi piacciono questi colori scuri, dalla telecamera mi sembra, la vedo un po' più scura, forse perché non vedo bene, però è un marrone molto molto scuro, molto freddo, molto intenso. Wow, mi sento un vampiro. Passiamo adesso alle vere e proprie novità per quanto mi riguarda, e sto parlando dei rossetti metallici. Io non ne ho assolutamente, io li ho scelti perché volevo provare, nonostante non siano proprio il mio genere, però ero troppo curiosa. Ho avuto la possibilità appunto di scegliere questi rossetti e ho detto dai, è la volta buona. Io ho scelto tre colori, un bel po' rispetto a, cioè, su 10 tinte, 3 sono, insomma, sono abbastanza per poterle testare. Allora, io ho scelto la numero 63, che si chiama Sapa Sparkling. Ed è questo colore molto particolare. Come vedete, il packaging è diverso per le metalliche, è lucido, non è opaco rispetto alle opache, appunto alle matte. È sempre uguale, cambia solamente questo particolare qui. Ed è questo colore, come lo descrivo questo colore? Bronzo, è un color bronzo. Wow, ragazze, non me l'aspettavo. A parte che sono molto semplici, nel senso che pensavo fossero più difficili da applicare, essendo metalliche, pensavo che avessero bisogno di tante passate, un po' come le tinte un po' più scure, invece no. Hanno un colore pienissimo e semplicissime. Queste non so se rimangono opache e non transfer, non lo so. Secondo me sì.
un po', aspettiamo qualche minuto. Comunque, wow, ragazze, io forse le utilizzerò queste tinte. Forse sì. Cioè, non sono. Ma come le sto mettendo male? Da lontano è impossibile metterle, però insomma. Wow. Secondo me sono anche molto belle, se non vi piace l'effetto completamente metallico, con un rossetto sotto e delle sfumature magari al centro, ai lati, per dare un po' più di luminosità. Sono secondo me molto molto belle. Vediamo se sono no transfer. Completamente no transfer. Sì, sono opache, sono matte. Bellissima, wow. 63. È la volta del numero 64. Che mi incuriosisce da morire, perché poi c'è la 65. Ho scelto anche qui, ho fatto un po' una colorazione, cioè per avere le colorazioni complete, diciamo nude, dal colore un po' più chiaro, un po' più sobrio, al rosso, al fucsia, un po' tutte, insomma, per provarle. Numero 63 che si chiama Tiger Red, bellissima. Vediamo, questa sembra stupenda. Tra quelle che ho scelto, metalliche, era quella che più mi piaceva. Vediamo. Wow. Un rosso metallico. Ah, vediamo, 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 vediamo. Sono troppo curiosa di queste. Che cos'è? Un tripudio di luce, di luminosità. Wow, ragazzi, è bellissima. Questa qui è uno rosso, neanche corallo, quasi aragosta sembra, vista così, vediamo un po' da vicino. Sì, perché avendo queste perlescenze, insomma, sembra quasi, sì, aragosta, corallo, ma non è proprio un corallo, è un rosso non freddissimo, ecco, bellissima. Wow, ragazzi, queste qui mi stanno sorprendendo un sacco. Siamo all'ultima, quasi mi dispiace davvero, nonostante le mie labbra siano un po' infuocate, ma quasi mi dispiace davvero che sia l'ultima. Questa qui è la numero 65, Terry's Grape. No, Terry's Grape, è più uno sul fucsia, la numero 65. Vediamo, vediamo, l'ultima metallica. Questo non è un fucsia, lo vedo più sì, un rosa violaceo fucsia, molto molto, forse questa è la mia preferita. È stupenda, è bellissima. Vabbè, scusate per come le ho applicate, perché sono penose proprio come le ho applicate. Infatti poi quando mi sono avvicinata adesso, ho visto che era tutta completamente storta, perdonatemi davvero. Di solito le metto molto molto meglio. È bellissima questa, perché sembra, sì, nonostante sia metallica, ma è leggero l'effetto metallico, è molto 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 bella, è stupenda, bellissima. Andiamo un po' da vicino. Wow, bellissima. Queste metalliche sono state un po' la scoperta di questo pacco, di questo haul, cioè bellissime tutte per me. Infatti non vedo l'ora di testarle tutte per bene, di poterle utilizzare bene, insomma sono molto contenta. Mi dispiace che questa qui sia l'ultima. Io in ogni caso spero di avervi tenuto compagnia, spero di avervi aiutato perché alcune di voi mi avevano scritto su Instagram, tra l'altro seguitemi su Instagram Roselin88. Ah, non vi ho detto una cosa, ho cambiato nome al canale, non si chiama più Roselin88, mi dava un po' di vecchio, di nome un po' troppo da teenager, e ho semplicemente messo il mio nome e cognome, Rosa Caggiano. Se notate, non so ancora se cambiarlo anche su Instagram. Su Instagram c'è nome utente Rosa Caggiano, il username dovrebbe essere Roselin88. Ditemi secondo voi se devo cambiare anche su Instagram e mettere solo il mio nome e cognome. Comunque seguitemi anche lì perché anche lì ho messo in anteprima su una storia appunto il pacco. E ho messo anche una foto e una di voi appunto mi aveva chiesto se avessi una di quelle che ho scelto, infatti ce l'avevo, penso la numero 08 o la rossa, non ricordo bene il colore. E spero che questo video vi abbia aiutato, soprattutto se dovete fare un acquisto, se siete indecise tra una colorazione o l'altra. Io ho voluto prendere un po'
più o meno tutta la gamma, dai nude ai rossi ai metallici, per appunto variarmi un po', anche perché di solito sono molto statica, sempre quei nude che vado a prendere, quei rosati nude, però stavolta ho detto no, basta, ho una vasta scelta, almeno per me 10 tinte non sono poche, e spero di avervi aiutato, di avervi, insomma, sì, aiutato magari a fare un acquisto, di avervi tenuto compagnia, spero di averle fatte vedere al meglio. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!